basta andare sul profilo social di Valerio Pavesi, che due ore fa, quindi alle 18.43 il 23 maggio, ha detto: lo dico già da ora, la Juve vincerà lo scudetto, abbiamo le prove. Per l'arrivo di Thiago Motta, Valerio Pavesi non era così contento neanche dall'arrivo di Trapattoni, forse. Pavesi! sono convinto che la Juve ha tutte le carte in regola, messa in condizione con un altro allenatore, con un'altra tipologia di gioco, di lottare tranquillamente per lo scudetto. Non lo rinnego, confermo quello che ho scritto, ci sono le prove, perché poi io non lo cancellerò. Neanche noi, Pavesi! A differenza di quello che fa qualcun altro, io non le cancello, le prove, per cui sono convinto che il materiale noi ce l'abbiamo in casa, che può essere valorizzato attraverso anche l'inserimento di altri innesti, perché ovviamente non è che rimane così totalmente, dovrà comprare un centrocampista, magari l'inserimento di un difensore. Davanti, secondo me, siamo già a posto, magari un rincalzo in più perché dovremo affrontare più competizioni, ma il materiale c'è in casa, va semplicemente valorizzato. Però lo sai che devi vincere la Coppa Italia, arrivare almeno secondo per fare meglio di Allegri, no? Il prossimo anno. Poi ma è vero che ci saranno varie cose. Ti dico di più, noi vinciamo lo scudetto e la Coppa Italia. Però due. Ripeto, io ti ho provocato inizio trasmissione. Abbiamo iniziato la trasmissione parlando dell'Atalanta. Una settimana fa l'Atalanta è stata battuta dalla Juventus in maniera anche abbastanza netta, al di là del risultato, proprio in campo. Tatticamente, magari c'aveva ragione l'allenatore. A me sembra più forte l'Atalanta della Juventus in questo momento. Eppure, nella partita secca, hai visto cosa ha fatto Allegri? Sì, vabbè, ma quello è... Mi sta odiando! Io voglio portarlo a dire... sulla partita secca tutto può accadere. Valerio, non cadere nella trappola. Era stato un trabocchetto, guarda, questo. Io te lo giuro, guarda, lo dico in diretta, senza problemi. Vivo questo momento come una liberazione. E secondo me chiunque arriverà non potrà fare peggio, ragazzi. Adesso obiettivamente parlando, anche se hai conquistato la qualificazione in Champions e la Coppa Italia, vedere per 3 anni una cosa del genere in campo, con il materiale che hai a disposizione, non è possibile. Andrà per forza meglio, ma è proprio una questione fisiologica. Allora, saluto Valerio Pavesi. Ciao Valerio. Saluta Thiago Motta, tra l'altro. Ciao ragazzi, a presto. Noi ci ricorderemo. Guarda com'è felice, Finalmente vedrà un calcio spettacolare Valerio Pavesi, che si è un po' annoiato in questi anni.